Benvenuti in un nuovissimo video. Oggi vi mostrerò come ho realizzato questo make up per le feste. Ho cercato di non essere troppo classica, quindi di non fare il classico trucco rosso barra nero barra argentato, e ho optato per questo trucco un po' più glamour. Qui ci sono resti di roba utilizzata per questo make up. Non mi perdo in chiacchiere e vi lascio subito alla realizzazione del video. Inizio innanzitutto ad applicare questo ombretto della Nabla, si chiama Fahrenheit. Lo vado ad applicare con questo pennellino piccolissimo perché voglio essere super precisa, ed inoltre questo ombretto non mi scrive tantissimo, quindi con un pennello del genere vado a pressare più il prodotto e quindi spero diventi un po' più pigmentato. Prendo un pennello, questo è il 217 di MAC, non si leggerà mai, e vado verso il bordo a sfumare tutto il prodotto. In questo modo, come vedete, lo porto verso l'alto. Se vedete che il rosso sulla sfumatura non è troppo intenso, applicate un po' di Fahrenheit sulla punta di questo pennello. Ne ho applicato un altro pochino e vado qui, vedete, e lo vado a sfumare. Faccio una sorta di V in questo modo. Quando mi rendo conto che la sfumatura è troppo netta e quindi non è una sfumatura, prendo un pennello più a setole più larghe e vado a sfumare verso l'esterno, in questo modo da far diffondere meglio il colore e quindi dare una maggiore sfumatura al trucco. L'obiettivo come primo step quindi è sfumare più che si può. Io odio quei trucchi con delle patacche a posto degli ombretti, sono brutti da vedere e poi peggiorano soltanto il viso. Tipo così io sarei soddisfatta, è bello sfumato qui. Per dare continuità all'occhio prendo sempre il pennellino di prima e porto l'ombretto dall'alto verso il basso in questo modo, soltanto però in questa zona qui, soltanto sulla fine dell'occhio, in questo modo. Vado col pennello grande a sfumare un pochino, vado poi con un altro ombretto di Nabla, questo qui che si chiama Absinthe se non sbaglio, che è un rosino, ha un sottotono rosa con dei riflessi dorati barra argentati, un po' di tutto, mi piace tantissimo, e vado ad applicarlo al centro della palpebra. Vado col dito, in questo modo il prodotto è molto più pigmentato. Vado solo, come detto, al centro della palpebra. Vado sempre poi con il ditino fantastico, dove abbiamo applicato un po' di ombretto qui sotto, vado ad applicare Absinthe anche qui, vado soltanto a tamponare un pochino in modo da dare un po' di luminosità anche in questa zona. Pettino poi le sopracciglia.
mascara, questo qui della Essence, The False Lashes, io lo sto adorando questo qui, comunque ne applico a quintali. Questo è il mio look finito, ho completato la base con un po' di contouring e ho applicato un po' di Berry Doll di Wet n Wild sulle labbra, un colore un po' neutro, non troppo esagerato perché comunque sugli occhi ho messo un po' di glitter, quindi un trucco bello impegnativo. Comunque questa era la mia idea di make-up natalizio, un po' più glamour, un po' più alternativo, fuori dal classico rosso, nero, no, argentato. Spero che questa idea vi sia piaciuta, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacio. Ciao, buon Natale a tutti!